Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog e bentornati anche sul secondo canale. Unboxing! Ah! Allora, partiamo dal pacchettino più piccolo. Non c'ho posto. Vai, iniziamo da qua. Ma cioè, il taglierino che non taglia. Ma da dove si apre? A me mi sa che si apre da sopra, vedi? Nemmeno. Ma allora? Ma dov'è l'apertura? Datura. Ah, guarda dov'è. Ole! Pacchettone. E poi questo cos'è? C'è qualcosa. No! No! Mi volete uccidere! Come si apre? Voglio aprire! Apriti! Sfraffanculo! Non ci credo! Io ora vestivi a mangiarmeli tutti in una volta. Ci vuole un secondo. Ta-ta! Questo è un vecchissimo generatore di funzioni. È un po' da restaurare, magari anche questo cavo qui va cambiato. Non lo so se funziona, teoricamente sì. Ta-ta! Un oscilloscopio vintage! Troppo bello! Lo vediamo dopo anche questo. Generatore panoramico! Naturalmente non ho la più pallida idea a cosa serva un aggeggio del genere, ma mi immagino che generi delle frequenze per andare a lavorare sui televisori, sempre ammesso che poi funzioni, perché non è mica detto. Ciao Marco, perdona la carta scritta. Gli strumenti li ho ereditati dal mio mentore Raffaele. Calcolando che io, Raffaele e gli amici di Michael Knight e Kit non disponiamo dei famosi cacciaviti, abbiamo pensato di inviarteli. Siamo sicuri che tu riuscirai a donargli nuova vita. Saluti dal canale MacGyver. Ricevere 3 strumenti di laboratorio vintage da MacGyver non ha prezzo. Vabbè, scherzi a parte, l'oscilloscopio è un oggetto che sicuramente so come si usa. Questo che è un oscillatore anche più o meno so come si usa, ma arriva fino a frequenze di qualche megahertz, non lo so, Più che altro questo qua giù, generatore panoramico. Cioè, praticamente serve per allineare i tuner dei televisori e delle radio. Si parla di roba degli anni 60, 70. E non ho la più pallida idea di come si usa, non lo so. Lo dovrò imparare. Ora, accendere questa roba qui così, al volo. Vai, l'accendo! Finalmente esploderà un qualcosa! No, non li voglio far scoppiare, dai! Mi ci vuole un variac in modo da dargli tensione gradualmente, piano piano, di modo che se c'è qualche condensatore che deve fare il reforming, se lo fa. Quindi per il momento non li accendo, però li posso aprire. Eccolo qui! Ta-tan! Allora, qui come tocchi qualcosa è finita. Se vado a toccare qualcuna di queste regolazioni qui, lo mando fuori fase come se niente fosse. Ci abbiamo un'unica valvolina qui, eccola qua. È una ECC 80 miniwatt, ma dovrebbe essere buona. Comunque poi vediamo, Poi qui condensatori elettrolitici, mi sembra ci sia solo questo qui. Però c'è un Bumblebee qua giù sotto. Quello nero che sembra una resistenzona, invece è un condensatore e quello sì che scoppia. Il cavo è attaccato a diritto proprio all'attenuatore e la sintonia è fatta proprio con un condensatore variabile come in una radio normale. Il problema sarà sicuramente questo condensatore, deve fare reforming di sicuro. Ci vuole sicuramente il variac. Vediamo anche questo se si apre alla stessa maniera. Secondo me sì. Viene proprio fuori così. Guarda, lavori! Dio, incredibile! Questo anche a volerlo accendere con il variac, però non lo so, cioè nel senso non è che si può utilizzare così quest'arnese. Questo forse non è neanche il caso di accenderlo con un variac, perché ci sono talmente tanti elettrolitici e talmente tante valvole che probabilmente qualche danno viene fuori. Anche qua dietro, là in fondo, non si vede, ci sono un monte di elettrolitici, ci sono un sacco di condensatori anche lì sotto. I condensatori gialli non so se creano problemi di funzionamento, perché penso che siano ceramici. Non ne sono sicuro, però. Questi qui invece romperanno sicuramente le palle. Magari fanno un reforming e funzionano per un po', però... Ma il problema sicuramente più grande, una volta che questo coso magari funziona, è allinearlo, nel senso fargli fare delle misure precise.
Ora io, per essere proprio sincero, non è che questa roba l'abbia vista tutti i giorni, anzi, sinceramente, è la prima volta che vedo della roba del genere valvolare, quindi sarà una bella sfida. Ora, questa non me l'aspettavo, io non avevo mai smontato un arnese del genere. Ma questi vengano via? Ci sono queste molle qui, però non penso che questa Gigi si possa... No, invece sì. Guarda forte. Allora anche questo, aspetta un po'. Aia. Aia, aia. Come schermatura non c'è veramente male. Questa roba qua giù rimane perfettamente ermetica a qualsiasi troiaio interferenza che c'è all'esterno. E oltretutto non si rompa le palle l'uno con l'altro. Bene, allora per quanto riguarda questa robina vintage, per il momento lascio tutto in sospeso nel frattempo che mi procuro un Variac. Grazie per il vostro sostegno e mi raccomando, restate sani.